Ben ritrovati gentili telespettatori di Prima Free per il notiziario di Padova e Rovigo. Il primo servizio riguarda un'intervista all'assessore Marcato che ci parla di etichetta parlante. Vediamo. Etichetta parlante è un progetto della Regione Veneto, dell'assessorato che io rappresento, ed è un progetto appunto che va a tutela della salute del cittadino veneto. Con questo progetto noi vogliamo dare una etichetta ai prodotti attraverso la quale con un semplice iPhone si può leggere l'etichetta e di quel prodotto si può conoscere tutto, la provenienza, la tipologia, chi l'ha fatto, dove, insomma, tutta la filiera. E questo per dare garanzia di genuinità del prodotto e anche per la salute dei consumatori. Novità in vista per i cacciatori polesani. Ad annunciarle il presidente dei Federcaccia Roberto Rovigatti. Il calendario venatorio regionale ha annullato tutte le integrazioni previste dalle province e accettate per anni in base a motivazioni tecniche prodotte dagli ATC, esordisce Rovigatti. Scompare anche la preapertura del colombaccio, sebbene Federcaccia abbia dimostrato che, nonostante il prelievo, la specie è notevolmente cresciuta. Inoltre, i cacciatori dovrebbero aver ricevuto per tempo un tesserino normale o uno specifico per chi pratica la caccia agli ungulati. In realtà sono stati consegnati solo i primi e in ritardo di un mese con le difficoltà immaginabili per l'ufficio caccia polesano che deve rilasciarli. Chi ha necessità del tesserino dovrà quindi rifare la coda in provincia. A queste novità si aggiunge la cosiddetta mobilità venatoria, ossia la possibilità dei cacciatori di esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in altri ambiti territoriali della regione, dei quali non risultano soci. È bene sottolineare che tutte le associazioni venatorie regionali hanno concordemente presentato, fin dal 31 gennaio 2014, ha precisato Rovigatti, la richiesta di inserire nel nuovo piano faunistico regionale questa possibilità, senza però specificarne la forma che può essere vagante o ad appuntamento e le loro modalità. E ora veniamo a un servizio sulla pesca abusiva. Da anni il problema del bracconaggio sul Po è conosciuto, purtroppo le istituzioni non hanno mai fatto nulla per risolvere questa situazione, che è veramente problematica sia per il fiume sia per i residenti che abitano nella zona del Delta del Po. Ho fatto una mozione in consiglio regionale affinché tutti i mezzi sequestrati a questi bracconieri e ai criminali del Po siano riutilizzati ai fini sociali, come prevede una legge italiana al riguardo. Andare a portare un saluto al proprio padre in cimitero e trovare la sua lapide profanata con un pezzo di marmo completamente mancante, come se fosse stata presa a martellate. È successo ad Anguillara Veneta, due gli episodi denunciati ai carabinieri della stazione di Bagnoli, dai parenti dei due cari estinti, presi di mira pare dai vandali. I danni, fori e graffiature sono compatibili dall'uso di un oggetto contundente. Le persone delle tombe prese di mira non sono collegate fra loro. Non vi sarebbero motivi all'origine al di là del vile atto vandalico. Ecco nella bella Anguillara cosa è successo. Chi si è permesso di fare questo non può essere chiamato animale, sarebbe un complimento, bastardo. Questo è stato lo sfogo postato su Facebook dal familiare di fronte allo scempio della lapide del padre rovinata. Numerosi, ovviamente, sempre sui social, sono stati i commenti di solidarietà da questo mondo. E ora nel prossimo servizio parliamo di famiglie monoparentali. Vediamo. È il primo progetto di legge in Italia che si occupa di famiglie dove viene a mancare uno dei due genitori e rimangono dei figli minori da dover accudire e far crescere. E noi crediamo che le istituzioni e soprattutto la Regione abbia il compito di non lasciare sole queste persone. E quindi abbiamo deciso come gruppo di Forza Italia di presentare questo progetto di legge che abbiamo composto in modo molto semplice, si fonda su tre parametri.
parametri. Il primo è quello appunto che rileva le famiglie dove viene a mancare per un evento imprevisto uno dei due genitori, sono poi considerate quelle famiglie dove ci sono dei figli minori in età scolastica, e quindi il secondo parametro è del numero di figli minori che rimangono nella famiglia, e il terzo parametro è quello dell'ISEE, proprio per verificare le condizioni economiche di questa famiglia. La Regione interviene con un fondo dedicato che dovrà essere composto ogni anno. Noi prevediamo già dal 2017 un fondo di 1 milione di euro che attraverso i comuni viene erogato alle famiglie che si trovano in questa situazione di difficoltà. Io ho avuto anche l'esperienza da sindaco e devo dire che sono dei casi molto, molto delicati, che dobbiamo evitare di far cadere in situazioni di emarginazione sociale, perché passare dalla sera alla mattina a una situazione di difficoltà economica, perché viene a mancare per esempio un genitore lavoratore, molto spesso tende a far chiudere in se stesse queste famiglie, evitando di rivolgersi alle istituzioni comunali locali. Quindi noi come Regione non vogliamo entrare nel merito della situazione familiare, se non chiediamo esclusivamente di conoscere se esiste un problema di tipo economico, e nel momento in cui questo esiste noi ci sentiamo in obbligo di dover intervenire proprio per non lasciare sole queste famiglie. Le persone non vanno considerate dalle istituzioni soltanto quando è ora di chiedere, quando è il momento di pagare le tasse, ma le istituzioni invece hanno il compito di farsi sentire quando una famiglia ha bisogno, e questo è uno di quei casi che noi percepiamo quando succede il fatto, ma poi dimentichiamo nel momento in cui la vita familiare deve continuare e nel momento in cui un genitore deve far crescere i propri figli. Ecco, noi vogliamo intervenire proprio in questa fase, vogliamo intervenire in modo concreto, e speriamo che ci sia da parte di tutti i consiglieri regionali, da parte di tutti i gruppi, la condivisione di questo progetto di legge, che siamo convinti meriti anche di essere ripetuto in altre regioni, ma anche a livello statale. Questo è un motivo di grande sensibilità che tutti noi dobbiamo avere, e quindi veramente su questo ci attendiamo che ci sia veramente il sostegno da parte di tutti. L'ufficio istruzione del comune comunica che, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai genitori, dagli alunni, l'amministrazione ha deciso di anticipare al 15 settembre la riapertura delle iscrizioni ai servizi di refezione e di trasporto scolastico. Per quanto concerne la mensa, la frizione del pasto avverrà già dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di iscrizione, mentre per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico, la data di inizio fruizione potrebbe richiedere più giorni lavorativi per le esigenze organizzative della cooperativa che effettua il servizio. Infine l'ufficio precisa che la tariffa dello scolabus è annuale, pertanto la tardiva iscrizione non comporterà nessuna riduzione. Viene comunicato anche che è cambiata la gestione per quanto riguarda il pagamento del servizio di refezione scolastica dei doposcuola. Il pagamento dei buoni pasto non dovrà più essere fatto al comune, ma direttamente a chi gestisce il doposcuola. Per ulteriori informazioni, ad ogni modo, l'utente può informarsi attraverso il sito www.comune.rovigo.it. E adesso andiamo in Veneto. Da Savno i mezzi per la raccolta differenziata in Costa d'Avorio. Vediamo. 6 mezzi per realizzare la raccolta dei rifiuti. E questo è il dono che Savno, l'azienda municipalizzata che svolge il servizio di raccolta rifiuti, ha fatto a Grande Bassam, città della Costa d'Avorio che conta circa 80.000 abitanti. La cerimonia della consegna si è svolta lunedì 5 settembre alla presenza del sindaco della città ivoriana, di esponenti dell'ambasciata della Costa d'Avorio, oltre che del viceprefetto Paola De Palma. La donazione rientra nel progetto Savno for Africa, ideato e realizzato con la collaborazione della comunità San Francesco di Monselice e dell'associazione Libera di Don Luigi Ciotti, che nel territorio ha come instancabile braccio operativo Carlo Bovo, veranima di questa iniziativa. Presidente De Luca, siamo qui oggi per presentare l'iniziativa Savno for Africa. Vuole spiegarci in poche parole in cosa consiste? Ma doniamo alla Costa d'Avorio 6 mezzi
che abbiamo dismesso, ma l'abbiamo dismessi per un motivo, non perché non sono più utilizzabili, sono mezzi che funzionano tranquillamente, è che le nuove tecnologie, soprattutto l'uso del metano che produciamo dalla raccolta dell'umido, dobbiamo cambiarle, dobbiamo usare il metano, dobbiamo cambiare il mezzo, cambiare tutto, per quello che ci torniamo questi camion, non per altri motivi certamente. È un progetto che mira a aiutare le popolazioni africane nel loro territorio, soprattutto per avere risultati, ma anche per insegnare un nuovo modo di avere il rapporto con il rifiuto. Da qui c'è l'intera gamma, noi gli doniamo l'intera gamma per fare la raccolta, dalla spazzatrice per tenere pulite le strade e le piazze, alla raccolta del porta a porta, alla raccolta delle aziende, alla raccolta delle grandi masse, alla pulizia del territorio. Le aiutiamo laggiù perché vogliamo che imparino anche noi. È ora di finirla di colonizzare, ma dobbiamo aiutare queste persone laggiù. Anche per bloccare questo esodo biblico che ci sono, se le aiutiamo a restare laggiù e a insegnarle come abbiamo fatto noi a raggiungere la pulizia del nostro territorio, forse impareranno che l'Africa è bella. Écoutez, je pense que c'est un début hein, d'un partenariat important. È proprio l'inizio di una cooperazione che va nel senso di uno sviluppo sostenibile. Vision de développement durable. Grand Bassam, c'est la première capitale de la Côte d'Ivoire, donc c'est une ville historique, mais qui est orientée donc vers l'avenir dans le développement durable. Et donc, allora, noi siamo qui oggi per impregnarci dell'esperienza di Savno e di Sesa, perché Grand Bassam, prima capitale della Costa d'Avorio, è orientata verso uno sviluppo sostenibile. Ha partecipato agli ultimi summit di Parigi lo scorso anno e da lì sono nate dei progetti importanti. Noi siamo alla ricerca di partner, grazie anche alla collaborazione che da molti anni abbiamo con Sesa. Perché la démarche di Grand Bassam, sistema di sviluppo durable puisse essere qualcosa. Floriano Zambon, sindaco di Conegliano, abbiamo assistito a questo momento importante. Il presidente De Luca ha insistito sul concetto di aiutare queste popolazioni dell'Africa a migliorare all'interno dei loro territori, anche per, diciamo così, eliminare un po' le condizioni che poi sono alla base dell'esodo che stiamo vivendo. Beh, io penso che questa sia la formula. Il problema è che bisogna fare vera sinergia. Negli anni ciò non è avvenuto e non è che condivisibile il tema che, facendo in modo che queste popolazioni, questa gente trovi sul proprio terreno, sul proprio territorio ciò che cerca, debba rimanere e possa rimanere sul suo territorio. È un piccolo segno, sono delle gocce anche queste che vanno a finire e che forse contribuiscono affinché il mare migliori nel suo, diciamo così, nel suo complesso. Certamente c'è da augurarsi che, piuttosto che vedere i ragazzi giovani sui barconi, sia più opportuno, utile e positivo per la comunità vederli su questi mezzi a contribuire non solo a far crescere l'economia dei loro territori, ma anche a dare un contributo dal punto di vista ecologico alla salvaguardia dell'ambiente e del creato. E ora un'occhiata alle principali notizie dal mondo con le news. Fabrizio Viola lascia la guida del Monte dei Paschi. Non è l'uomo giusto per il nuovo piano di ricapitalizzazione. La immarcescibile Banca Mondiale JP Morgan si è presa per 5 lire, 5 miliardi di euro, il Monte dei Paschi di Siena. Il maggiordomo italiano, tal Renzi, che stava all'ingresso, ha detto che si tratta di una questione di mercato. Anche una rapina a mano armata potrebbe essere descritta come una questione di mercato, solo che con una pistola in mano si svaligia meglio. Il ministro degli esteri tedesco Frank-Walter Steinmeier auspica che la Russia sia reintegrata nelle 8 maggiori potenze mondiali, perché le crisi internazionali come Siria e Libia non saranno risolte senza Mosca. Steinmeier ha sottolineato l'importanza del dialogo tra i paesi, dal momento che isolamento e alienazione non portano alla pace. Il 41esimo vertice dei grandi del mondo è in programma il 7-8 giugno 2017 nel castello di Elmau, in Baviera. La Russia non ha ancora ricevuto l'invito.
L'atleta della delegazione bielorussa, Andrei Fomochkin, che ha sfilato con la bandiera russa alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Rio, è stato squalificato. La decisione di sfilare con il tricolore russo era stata presa da tutta la squadra. Il Comitato Paralimpico di Minsk era già pronto alle sanzioni, mera propaganda nell'era di Matrix. Ad Aleppo svaniscono le speranze di Jaish al-Islam. Mentre a nord continua la fuga dei tagliagole, tutta l'area a sud della città è sotto il controllo dell'esercito siriano, che sta preparando la grande campagna verso Idlib per liberare le due città di Foa e Kefraya, con il controllo decisivo degli Hezbollah libanesi. Intanto, il numero di insediamenti che hanno aderito al regime di cessate il fuoco, guidato dal Centro Russo per la Riconciliazione Siriana, è salito a 584. Tuttavia, molte sono ancora le divergenze fra le potenze in campo. Mentre gli sforzi di un dialogo tra Mosca e Washington annaspano, la NATO aumenta l'appoggio militare ad Ankara, con navi, aerei e sistemi di difesa missilistica al confine con la Siria. Nel frattempo, Ankara sta preparando la più grande operazione militare della sua storia contro le milizie curde. Già ieri, 6 combattenti dell'unità di protezione del popolo curdo sono stati uccisi nel nord-ovest della Siria da colpi di artiglieria turchi. Ma il nemico comune non si chiamava Daesh. Aumenta il controllo esterno sull'Ucraina. A guidare la riforma delle forze armate ucraine, infatti, saranno due generali designati da Washington e da Londra. Il compito dei nuovi alti consiglieri del Ministero della Difesa di Kiev sarà quello di portare l'esercito ucraino a un livello conforme agli standard NATO. Ma questa non è la prima ingerenza statunitense nel governo ucraino. Già in precedenza, il vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva spinto il leader ucraino Petro Poroshenko a destituire il procuratore generale dell'Ucraina Viktor Shokin. Con l'intensificarsi della crisi economica, in Ucraina si sta diffondendo il business della maternità surrogata. Oggi portare in grembo un figlio altrui rappresenta per migliaia di ragazze ucraine l'unico mezzo di sostentamento. Sono sempre più numerosi gli annunci appesi sulle porte dei condomini. Donatrici di ovuli e madri surrogate in cambio di compensi che vanno dai 700 ai 10.000 euro. Beneficiari cittadini dell'Unione Europea, dove la maternità surrogata è significativamente più costosa, oppure come in Italia vietata. Nessun compenso, invece, per i pazienti che parteciperanno ai trial clinici delle case farmaceutiche europee e americane in Ucraina. Lo scorso agosto, Kiev ha concesso ad alcune aziende straniere, tra cui Pfizer, AB Science e AstraZeneca, di testare un centinaio di nuovi preparati sui malati ucraini. Stando al Consiglio ucraino per la difesa dei diritti dei pazienti, alla luce dell'attuale livello di povertà nel paese, questo è l'unico modo di ricevere cure gratuite valide. E vediamo il tempo con il meteo. Antonio Sanò, direttore e fondatore di ilmeteo.it, vi augura una buona domenica. Previsioni dunque per domenica 11 settembre. Sarà una giornata di festa, ancora con dei temporali però al sud e su parte del centro. Al nord il tempo sarà un po' più soleggiato. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo temporali a sviluppo pomeridiano possibili sui monti del Triveneto. Spostiamoci al centro, isolati temporali qui pomeridiani sull'Appennino tra Lazio, Abruzzo e Molise, in locale estensione alle pianure adiacenti, cielo sereno o poco nuvoloso altrove.
Al sud avremo ancora temporali frequenti in giornata, specie su Campania, Basilicata e Calabria, ma anche su Gargano e Salento. Qualche piovasco sul Messinese, soleggiato sul resto della Sicilia. I venti saranno in gran parte settentrionali e di debole intensità. Temperature previste. Minime che risultano essere pressoché stazionarie, con valori compresi tra 13 e 23 gradi. Durante il giorno invece prevediamo 27-32 gradi al nord, tra 25-32 gradi al centro e fino a 28 gradi al sud. Carissimi, il Meteo.it vi invita a mettere mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook per essere sempre aggiornati sulle nostre news. Arrivederci! Bene, gentili telespettatori di Prima Friera, questa è l'ultima informazione per quanto riguarda il notiziario di Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale e vi auguro un buon weekend.